Ciao amici di Pianeta Commodore e dintorni. Niente, anch'io volevo parlare un attimo di consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, ovvero, a modo mio però, perché c'è una piccola variante, ovvero come acquistare o procurarsi la roba senza acquistare, cioè senza farlo di persona. O meglio, mi spiego, farsela procurare direttamente dagli amici, che questa è un'alternativa. Quindi, ora il discorso fatto da Luca, eccetera, riguardo ora eBay, queste cose qua, a parte gli scherzi, ha ragione su tutti i punti praticamente, però volevo aggiungere una piccola variante, che è quella di usare, diciamo, il passaparola, e in modo tale che io faccio sapere cosa interessa, cosa è di mio interesse, cosa sto cercando, e viceversa l'amico potrebbe avere bisogno anche lui di cercare, trovare qualcosa di specifico che io magari gli butto l'occhio lì o mi capita di trovare, e quindi faccio sapere all'amico. E così è successo a me, e quindi nel caso mio cercavo qualcosina, l'amico me l'ha procurata, me l'ha pure comprata. Quindi, cioè, non la compro neanche io, ma me la comprano loro. Per cui, veniamo all'unboxing, ecco, perché oggi si tratta di un unboxing in questa maniera, fatto in questo modo. Quindi, arrivatomi questo scatolone ieri, ma non ho potuto farlo perché, per ovvie ragioni, scusate se magari mi impappo un pochino, ma sarà ancora qualche effetto residuo del vino di ieri, il matrimonio. Direi di passare subito all'apertura del pacco in questione. Pacco in questione che, tra parentesi, vorrei sottolineare, vorrei fare vedere. Si tratta di un pacco riciclato, già magari l'avrete visto, riconosciuto da qualche spedizione precedente, arrivata dalla Toscana. Allora, innanzitutto, scherzi a parte, ringrazio tanto il nostro amico, sul gruppo, Jacopo, che è stato così gentile a volermi, praticamente a trovarmi questo oggetto, e ha fatto in modo pure di prenderlo, si è preso l'impegno di acquistarlo lui, perché era praticamente un'occasione di poter andare a prendere vicino a casa sua, vicino dove abita lui, per cui me l'ha procurato sapendo che era un oggetto ricercato da me. Innanzitutto c'è un'altra cosina, iniziamo da questa. Un bel contenitorio di floppy, ci sarà qualche qua, ecco, incastrato, diciamo, in separatore. Un bel riposo da almeno un centinaio di dischi. Questo è stato sempre tra gli oggetti ricercati da entrambi, che lui ha avuto modo di procurarlo e me l'ha inviato. Grazie mille, questo mi farà molto comodo. E poi abbiamo questo. Cosa c'è qua? Non mi ricordo più cosa c'è. Ah, porca vacca. Faccio vedere dopo, perché questo fa parte del casinotto. E veniamo al dunque. E cioè questa carta mi ricorda. Allora, eccolo qui. Direte voi, ma è di nuovo, perché è nuovo. Un bel C64G, perfetto, bello pulito, cioè pulito, ha bisogno di una pulitina, però pulito nel senso, è perfetto, con tanto di sigillo. Eh sì, proprio coscienzioso questo qua, bello sigillo, mo lo andremo a provare. Poi, andando a scavare, ovviamente sottolineerei l'imballo fatto benissimo, certo. Dataset relativo, e sì, anch'io ho qualche dataset ora. E poi vediamo, c'è una santuccia,
il blocco, blocco alimentatorio block C64 relativo a questo, metto qua. Questo C64G, oddio, c'è un'altra cosa. Guarda che, oh vabbè, questo è proprio un bel joystick Commodore originale, bello, ganzo, particolare. Ho il primo made in Cina che vedo, cioè proprio made in Cina nel senso del, di quell'epoca. Non si sa mai. Ok, mi sa che questo era quanto, mi pare. Non vorrei fare figuracce. No, sembra che sia stato così. Bene, quindi abbiamo usato pure questo pacco Trojan, non Troiaio. Troia, cioè cavallo di Troia praticamente, questo pacco qua. È un multiuso. Veniamo al dunque, questa scatolina contiene sempre, insieme al bundle di questo qua, il Super Base 64, questo è il... ah, è in database, sì. Database, cassetta e relativo manuale in inglese, ma bello, completo. E qua ci sono gli anelli aperti. Quindi questo è... fa parte di tutto il gruzzoletto qua con questo C64, che voglio sottolineare, ovviamente non è un regalo perché lui si è preso l'impegno di trovarmelo, di procurarmelo, io ovviamente lo pago, però voglio dire, un bel set completo. Poi Easy Script, vediamo cosa c'è, software originale, manualoni in italiano, cassettine, se le sono magnate, però non fa niente, siamo come umano lei, siamo umani, ma no, sapevo che non c'erano cassette, però a quanto pare il venditore aveva quello. E poi il manuale, il manuale del dataset, il C2N, e il manuale C64COG, credo, no? Che valga per entrambi, no? Qua c'è la foto del biscottone, però non, insomma, è praticamente la copia in originale. Io la copia del manuale che ho io, tipo fotocopie sembrano, che era incluso con il 64C mio originale. Quindi grazie di nuovo di cuore a Jacopo, perché è stato premuroso e ha trovato quello, praticamente si è preso cura e premura di quello che io cercavo. Ovviamente ho favorito pure lui in qualche altra maniera, così questo è lo spirito praticamente tra amici del gruppo e gli appassionati come noi del nostro gruppo, che in qualche maniera ci diamo una mano, no? E vediamo di provarlo, no? Tolgo sto troiaio qui, che ricordo è la mia test board, grazie alla quale posso provare integrati, eccetera, guasti, e nonostante ciò non trovo guasti quando mi si guasta qualcosa a me. Eccolo qua, io attaccherei, sì. Perfetto, proviamo un attimo con la SD2ESC esterna, anch'essa un po' troiaio perché è fatta in casa, però basta che funziona, non ce ne può fregare di meno. Certo. Grazie, non c'è il Giffy. Va bene. Io ormai ho abituato che mi parte col Giffy, per cui faccio un po' il device un present, perché ecco.
Cioè, ragazzi, c'è un caldo, sto morendo di... Cioè, c'è da morire. Caldo, 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 caldo da morire. E allora... No, questo è il Giphy, questo è il menù, no? Il menù del come si chiama. Suona il telefono, ma non ci posso fare nulla. Bello joystickino particolare, molto particolare. Manualini Ganzi. Dataset li metto da parte perché non sono proprio un... Non mi piacciono molto i dataset, perché son più per le cose più moderne, no? Questo però è fantastico, questo mi mancava qua, li posso, questo mi mancava e abbiamo praticamente cercato entrambi di trovare qualcosa per lo storage dei dischi e quindi anche lì c'era la formula, lo trovo io, lo trovi tu o lo compriamo insieme, ecco, in questo senso qua. Se si sbriga qui possiamo fare qualcosa, altrimenti io... senza Giphy si vede un po', insomma, si vede la differenza. Quindi è ovvio che sì, non c'è proprio il 1541 emulato in tutte le sue lentezze in questo senso, però va bene. Questo credo sia l'ultimo unboxing almeno per questo mese, perché avrei anche finito un po' i fondi, no? Eccolo qua. Perfetto. Number one. Quindi possiamo concludere, ragazzuoli, seguiteci, seguite i consigli di Luca, seguite i consigli miei di smanettamento, non lo so, ora mi metto, no, io avevo promesso che mi metterò a giocare, ora vedremo un po' se tra 64 e Mega Drive e MSX2, ma voglio vedere. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.